un'emergenza sanitaria. L'emergenza sanitaria c'è stata, è stata gestita bene o male, adesso non voglio entrare in questa polemica, però l'emergenza sanitaria è finita, perché oggi abbiamo cure, vaccini, tamponi salivari che danno risultati immediati, quindi in nessuna parte del mondo c'è più l'emergenza pandemica. Abbiamo una malattia sotto controllo che ci farà soffrire, perché la gente soffre delle polmoniti, ma si soffriva anche prima delle polmoniti, eh? Non è che questa si aggiunge, ma anche in qualche modo si sostituisce alle vecchie malattie polmonari e influenzali. Quindi l'emergenza sanitaria è finita e lo stato d'emergenza deve finire. I militari devono tornare nelle caserme e i dottori devono tornare negli ospedali. Basta con lo stato d'emergenza, basta con il Green Pass. L'abbiamo visto quest'estate, continuamente oscillare le posizioni del mio ex segretario Salvini. Guardilo, la mia scelta di dimettermi dal Consiglio Comunale è stata molto dolorosa, perché io credevo comunque nel vincolo di mandato. Cioè, quando uno viene eletto con i voti di un partito, deve comunque rimanere il partito. Però nel momento in cui si oscilla le posizioni per quanto riguarda il Green Pass, Green Pass non scherziamo, questo aveva detto Salvini nel mese, mi sembra, di agosto, per poi arrivare a settembre a votarlo in Consiglio dei Ministri, e allora le cose non mi tornano. Non è giusto che degli italiani devono essere sospesi dal lavoro, oppure degli insegnanti, dei colleghi, non nella mia scuola ma in altre scuole, si sono messi in aspettativa. C'è gente che ha un mutuo e non va bene una cosa del genere. Diamo fedeltà a Draghi, non dobbiamo fedeltà al capo dello Stato. Ancora una volta, noi siamo cittadini, non siamo sudditi, perché sono quasi 100 anni che la Costituzione è con noi e ci ha protetto e ha difeso le minoranze. Noi stiamo lottando per il diritto allo studio, in sostanza. Questa è una grave violazione del diritto allo studio sancito dalla Costituzione. E non solo, in realtà siamo di fronte a una vera e propria violazione della stessa gerarchia delle fonti, se ci basiamo anche sul regolamento europeo che vieta la discriminazione in relazione al possesso o meno della certificazione verde da Covid-19. Per noi il diritto allo studio, così come tutti i diritti sanciti dalla Costituzione, non è possibile che venga soggetto a restrizioni di qualunque genere. Questi diritti sono inalienabili e non possono essere sottoposti a un ricatto come quello che stiamo vivendo in questo momento, per cui la nostra prima preoccupazione è proprio la lotta per il diritto allo studio e per il nostro diritto a essere cittadini consapevoli. Il diritto allo studio e il diritto al lavoro un domani, naturalmente, perché oggi la questione riguarda moltissimo i lavoratori con quello che succede a partire da oggi, che è il 15 ottobre 2021.